Lampedusa, è la notte del 29 giugno. Il capitano della Sea-Watch 3, Carola Rackete, dopo 17 giorni in mare, forza il divieto di sbarco del Viminale, speronando una motovedetta della Guardia di Finanza. Carola Rackete viene portata via dalle forze dell'ordine e alle prime luci dell'alba anche i 40 migranti a bordo della nave dell'ONG tedesca vengono fatti scendere e portati allo spot dell'isola per le procedure di riconoscimento. Ma chi sono le persone salvate? Secondo il giornale, tra di loro si sarebbero infiltrati anche tre presunti torturatori di un centro di detenzione illegale in Libia. A riconoscerli e denunciarli, altri migranti arrivati pochi giorni dopo lo sbarco della Sea-Watch 3. Il 16 settembre la squadra mobile di Agrigento li arresta nel centro d'accoglienza di Messina, dove erano stati trasferiti. Nel decreto di fermo si legge sistematiche vessazioni e atrocità. Le accuse sono violenza sessuale, tortura, omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione e favoreggiamento dell'immigrazione. Migrazione clandestina. Si tratta di Mohamed Condé, detto Suarez, 27 anni, della Guinea, Hameda Ahmed, 26 anni, egiziano, e Ashuya Mahmoud, 24 anni, egiziano anche lui. Ho subito vere e proprie torture che mi hanno lasciato delle cicatrici sul corpo. Specifico che sono stato frustato tramite fili elettrici. Altre volte preso a bastonate anche in testa. Secondo i racconti delle vittime, tre sarebbero i carcerieri dell'ex prigione di Zawiya, ora in mano a bande criminali che controllano il traffico di esseri umani tra Tripoli e Sabrata. Questo uomo era il vice del capo della prigione. Questo giovane era molto cattivo. Era armato con dei bastoni con i quali picchiava senza pietà noi migranti. Io personalmente, a causa delle botte che costui mi ha dato in più occasioni, ho subito delle lesioni ancora visibili sul corpo. Ma è davvero possibile che tre uomini siano arrivati a bordo della nave di Carola Rackete non attraverso i cosiddetti sbarchi fantasma, più difficili da rintracciare? La notizia non viene confermata da fonti ufficiali. Sea-Watch parla di comunicazione distorta e faziosa. Dal giorno dell'arresto nessun giornale che si è occupato del caso ricollega l'arrivo dei tre uomini all'ONG tedesca. Proviamo allora a verificare la presenza dei tre accusati a bordo della Sea-Watch utilizzando le foto divulgate dalla polizia e le immagini realizzate dalla troupe Mediaset presente al momento dello sbarco dei migranti. Ed eccoli qui, dietro questo gruppo di persone si vedono quelli che sembrano essere Ashuya Mahmoud, che abbraccia il personale di Sea-Watch, con Hameda Ahmed. Poco dopo eccoli scendere dalla nave, il terzo coperto dall'asciugamano però non sembra essere Mohamed Condé. Cerchiamo Mohamed Condé nei video girati a bordo durante i 17 giorni in mare. In questo filmato, diffuso da Sea-Watch, uno dei migranti, dei lineamenti molto simili a Condé, dice in francese proteggere i diritti umani. Ma tra le persone scese dalla Sea-Watch il 29 giugno non lo vediamo. Perché? Nelle carte è scritto che Condé sarebbe stato riconosciuto nelle foto scattate durante lo sbarco del 27 giugno a Lampedusa, due giorni prima in realtà che la Sea-Watch forzasse il blocco. Dunque è stato portato a terra prima degli altri, probabilmente per un'emergenza medica. Ed ecco la conferma. Il 27 giugno Sea-Watch annuncia in un tweet l'evacuazione della nave di un uomo per stato di necessità. Nelle foto si vedono i sanitari portarlo via in barella. Dunque effettivamente i tre presunti torturatori erano sulla Sea-Watch, ma l'informazione non sarebbe stata diffusa alla stampa. Ma perché tenerla nascosta? Sarebbe stato difficile, se non impossibile, per i giornalisti ricollegare i tre uomini proprio allo sbarco della Sea-Watch e la polizia, evidentemente, non ha ritenuto di dover divulgare la notizia. Fonti accreditate di Quarta Repubblica confermano che la notizia definita delicata non sarebbe stata diffusa volontariamente durante la conferenza stampa convocata dalla polizia nel giorno dell'arresto. Sono le 22.50 del 27 giugno. La nave Sea-Watch 3 si trova a un miglio dal porto di Lampedusa. Mohamed Condé, uno dei tre presunti torturatori poi arrestati dalla squadra mobile di Agrigento, è a bordo della nave della ONG tedesca. Lamenta un forte dolore addominale. Viene visitato dai sanitari della ONG. Vengono individuate tre possibili diverse patologie, di cui una da trattare in regime di urgenza chirurgica differibile, ovvero da operare entro poche ore. Dunque Condé deve essere sbarcato immediatamente e ricoverato per accertamenti.
Poco dopo è proprio Sea-Watch a pubblicare sul profilo Twitter le immagini del trasbordo. Nelle foto, l'uomo, di cui noi decidiamo di coprire il volto, è avvolto nella coperta termica, appare sofferente. Viene portato via su una barella. Eccolo, mentre una volta sbarcato sul molo, viene caricato in ambulanza. A mezzanotte e 15 minuti è al pronto soccorso di Lampedusa. Il medico di turno, sulla base di quanto riferito dai medici della Sea-Watch, sottopone l'uomo ad accertamenti. E quella stessa notte accerta una patologia, una delle tre ipotizzate dai colleghi della ONG, ma al contrario di questi ultimi, la giudica lieve e un intervento chirurgico per nulla urgente, ma eventualmente da programmare in futuro. Nessuna emergenza sanitaria in corso, dunque, nessun ricovero necessario. Condé viene subito portato all'hotspot dell'isola. Ma Condé non è il primo ad essere evacuato per motivi sanitari dalla Sea-Watch 3 di Carola Rackete. Abbiamo appena dovuto fare un'evacuazione medica di una persona a bordo che stava male. Il 22 giugno un altro migrante viene portato a terra d'urgenza per forti dolori addominali. Ecco cosa ci dice uno dei medici di turno al pronto soccorso in quei giorni. La Sea-Watch, alle 2 di notte, viene un ispettore di polizia a accompagnare un migrante. Sceso dalla Sea-Watch per un certificato medico del medico di bordo, dove si evinceva che questo paziente aveva un addome acuto, probabilmente un volvolo. Questo significa che questo doveva partire ed essere operato immediatamente. Io visito l'ammalato dalla testa ai piedi, tutto quanto, dopo che ho finito, se lo può riportare a bordo, per me non è niente. Poi il medico ha fatto una diagnosi politica, poi il migrante che ha recitato bene, per me non ha niente.